Amen, gloria a Dio. Sono davvero lieto questa mattina di poter essere qui con voi, per poter insieme adorare e lodare il Signore. E a volte sembrano frasi di circostanza, ma vi assicuro che nel caso mio specifico, per quello che sono state le vicissitudini della mia vita, è davvero qualcosa di sentito, di vero. Sono commosso nel rivedervi, perché negli anni scorsi, a partire dal 2019 al 2020, la mia vita, la mia casa, la mia vita personale è stata praticamente abbastanza travagliata. Io nell'aprile del 2020 purtroppo ho avuto la perdita di mio padre e questa cosa qui ha determinato tanto dolore nella nostra famiglia, perché mio padre era un servo di Dio e siamo rimasti senza pastore in una chiesa dove già il Covid aveva fatto la sua parte. Era un gruppo nascente e questo ha determinato ovviamente anche un po' di confusione nella comunità. Non ci potevamo vedere, non potevamo incontrarci, non abbiamo potuto neanche purtroppo, ahimè, fare un funerale come dovuto. Ma il Signore ci ha portato avanti. Io ieri proprio ci siamo incontrati con fratello Daniele. Ricordo un episodio della sua vita, direi, emblematico. Eravamo in provincia di Potenza, in Basilicata, e nella comunità, dovevamo andare a fare il culto, nella comunità si chiamava Tito questo paese. Ad un certo punto arriviamo nel centro del paese e c'era una processione di quelle, non so, al sud capita, che prendono il santo dalla chiesa e lo portano in giro per il paese. E a un certo punto era tardi da fare il culto. E mio padre scese dalla macchina, c'era il sindaco, il maresciallo, il vescovo, l'arcivescovo, andò lì, li fermò. Io devo passare, devo andare in chiesa, queste sono cose vane, Dio non vuole queste cose, sono idoli vani. Il Signore ha detto una sua parola: adora il Signore Dio tuo e non ti fare né immagine né scultura alcuna. E lo fecero passare, io ero piccolino però mi vergognavo un po'. Sapete che quel giorno lì un uomo che portava la statua si è convertito. Quel giorno lì un uomo ha accettato il Signore, ha lasciato quelle cose vane ed è venuto in chiesa. È venuto a servire il Signore e adesso è lì e la sua casa serve nel Signore e un suo figlio addirittura è un pastore. Gloria al nome di Dio. Gloria a Dio per la sua parola soprattutto, perché non è stata sicuramente l'irruenza di mio padre, ha avuto quel coraggio, quella forza di, insomma, ecco, di, però sicuramente supportato dalla potenza dello Spirito Santo, ma dalla potenza della parola di Dio, perché è quella che opera, fratelli e sorelle, non siamo noi. Dopo di questo, purtroppo io il 17 di maggio vengo ricoverato in ospedale per problemi cardiaci e sapevo che prima o poi sarei, mi dicevano i dottori, prima o poi dovrei andare sotto i ferri, Enzo, perché la tua situazione non è buona. Se vuoi vivere devi affrontare questo intervento. Cercavo sempre di rimandare, anche perché umanamente parlando non si accetta mai di voler fare determinate cose. A meno che poi non ti ci portano, ma io con i miei piedi andare lì mi era difficile, andarti a ricoverare, dice, mi devono. E invece il Signore poi ha permesso questo. E è stato un momento di prova anche quello, perché periodo di Covid, in ospedale, ricoverato nell'ospedale di Vicenza, da solo, i familiari non potevano venire, ospedale Covid, è stato un momento davvero triste, il lutto di mio padre, io lì da solo e pregavo il Signore. E a volte ti chiedi, Signore, ma perché? Poi tutti insieme. Queste cose tutte insieme e il Signore mi è stato vicino, fratelli e sorelle, posso dire che la sua parola mi è stata di conforto e il Signore mi è stato vicino anche nella mia solitudine lì, nella mia sofferenza, il Signore mi è stato vicino e gloria a Dio perché questa mattina sono qui con voi, il Signore ha operato, sono sicuro che il Signore mi ha messo in buone mani, sicuramente, ha guidato le mani degli uomini, ma se non fosse per Lui e per la sua volontà che io fossi qui, sono sicuro che non sarebbe accaduto. La nostra vita, fratelli, è nelle mani di Dio. Si usa degli uomini, ma noi quando dovesse capitare che andiamo in qualche ospedale, la nostra vita, sappiate, fratelli e sorelle, è nelle mani di Dio. Perché io ho visto cose che sbagliare terapie, persone che purtroppo ci hanno rimesso la vita. E quindi siamo nelle mani di Dio. Non temiamo di nulla, quello che il Signore ha stabilito per noi è quello che è giusto per noi. Io sono qui perché
sono venuto a trovare un po' la mia famiglia, ci sono dei progetti, pregate per noi affinché il Signore possa far sì che tutto vada secondo la sua volontà, non secondo quelli che sono i nostri piani, perché l'uomo propone ma poi Dio dispone. E noi vogliamo soprattutto attenerci a quella che è la volontà di Dio. Infatti nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, la preghiera fondamentale, sia fatta la tua volontà. E noi quello vogliamo fare, dal momento che abbiamo incontrato il Signore Gesù. Io vi porto i saluti della chiesa di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, dove attualmente risiedo. Subito dopo il culto qui partirò per tornare a Treviso, dove dovrò fare un culto, perché dovrò sostituire il pastore, e porterò i saluti anche alla chiesa di Treviso. E così stabiliamo interconnessioni, prima che, pensate fratelli, prima che ci fosse internet, le comunicazioni 4G, 5G, satelliti e quant'altro, già le chiese erano in interconnessione attraverso la preghiera. La preghiera e lo Spirito Santo. Perché è così, il Signore opera a distanza, altro che 4G, il Signore opera alla velocità della luce, in un istante. Vi ricordate la figlia del soldato romano? E praticamente Gesù disse: va, tua figlia è guarita. In quanto tempo secondo voi Gesù è intervenuto? In un istante, in un batter d'occhio. Altro che linee, altro che comunicazioni. Gloria al nome di Dio, il Signore è buono ed è fedele. Bene, io questa mattina, fratello Daniele mi ha detto: ti posso impegnare? E io cerco sempre dice se è possibile allontana da me questo calice, ma ci sono dei pastori come il vostro che sono fortunati, perché avere la cura di una chiesa come questa di Rimini, che è un porto di mare, so che stamattina ha predicato un altro, vero? Quindi è facile così, adesso tocca a me, bene così, comunque siamo contenti, diamo una mano ai nostri conduttori, siamo di sostegno ai nostri conduttori. È scritto nella Bibbia che quando Mosè alzava le mani il popolo vinceva, quando le mani cadevano il popolo perdeva. Così sosteniamo i nostri conduttori, fratelli e sorelle. Non diamo dispiaceri, perché già il peso di una comunità è tanto, è importante, e le sofferenze sono tante. Quindi sosteniamo, siamo di aiuto, piuttosto diamo una parola di incoraggiamento. Non creiamo problemi, risolviamo i problemi. E questa non è psicologia del successo, è ciò che bisogna fare nell'opera di Dio. Gloria al nome del Signore. Così ho trovato, fratelli, un passo della parola di Dio scritto in Isaia, al capitolo 38, dal versetto 1 fino al versetto 8. Solo pochi versi, non sarò lungo, io non sono uno di quelli che ti spara il predicone, semplice, veloce, perché sono convinto che non era importante la lunghezza o la quantità delle parole, ma quello che conta è l'efficacia di quello, e soprattutto quello che conta è voi ascoltate. Come disse il fratello Faia a uno studio, vi ho seguito online, dice: volume, musica maestro, volume maestro, e lui disse: orecchio, siete voi che dovete stare attenti, quindi collaboriamo, bene. Leggiamo: in quel tempo Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, andò da lui e gli disse: così parla il Signore, dai i tuoi ordini alla tua casa, perché sei un uomo morto, non guarirai. Allora Ezechia voltò la faccia verso il muro, pregò il Signore dicendo: Signore, ricordati, ti prego, che io ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho fatto ciò che è bene agli occhi tuoi. Ed Ezechia scoppiò in un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia in questi termini: va e di a Ezechia, così parla il Signore, Dio di Davide tuo padre, ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalle mani del re d'Assiria. Proteggerò questa città, e da parte del Signore questo ti servirà di segno, che il Signore adempirà la parola che lui ha pronunziata. Ecco, io farò retrocedere di 10 gradini l'ombra dei gradini, che per effetto del sole si è allungata su 10 gradini di Acaz. E il sole retrocedette di 10 gradini sui gradini dove era disceso.
Fin qui la lettura della parola di Dio. E io dico sempre che, perché c'è un verso nella Bibbia che dice guai a chi aggiunge, guai a chi toglie. E insomma è sempre una responsabilità poter, ecco, commentare la parola di Dio insieme e condividere quelli che poi sono, diciamo, i pensieri che il Signore ha messo nel mio cuore. È una responsabilità, è un'emozione che non è facile a volte sopportare, ma sono sicuro che il Signore ci aiuterà e ci sosterrà anche in questo. Io vorrei fare una premessa. Viviamo, fratelli e sorelle, in un mondo che è nella sofferenza. Penso che ormai sia sotto gli occhi di tutti. C'è chi chiede aiuto e, ahimè, aiuto non c'è. E lo Stato, famoso Stato sociale, viene sempre più smantellato e quelli che sono indietro vanno sempre più indietro, a dispetto di quelle che sono le parole, gli annunci. Ma ahimè, dove c'è povertà, rimane povertà e c'è ancora più povertà. Bambini, donne, uomini che non sanno dove andare per trovare pace e stabilità. Perché non c'è pace e stabilità in questo mondo. La pace e la stabilità la troviamo solo nel Signore. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. La sofferenza sembra che non dia tregua, è continua. Non ci sono momenti alternati di sofferenza e momenti di gioia, è continua. E in un mondo che va sempre di più nelle tenebre, maggiormente risplende la luce di Cristo. E questa mattina, fratelli e sorelle, qui a Rimini, e penso negli anni, la Chiesa di Rimini, in questa città, è un faro risplendente, perché porta benedizione, porta luce in questa città. E il Signore vuole guarire le ferite dell'uomo. Il Signore è colui che vuole portare beneficio. Egli ama davvero. Egli ci ama davvero. E nessuno ci ama come Lui. Egli vuole abbracciarci, vuole tenerci stretti tra le sue braccia d'amore e vuole stare con noi, perché è l'unico che ci comprende. Né tua madre, né tuo padre, né tuo fratello, né tuo marito, né tua moglie, nessuno ti può comprendere come ti può comprendere il Signore. Lui sa come tu sei fatto. Ci sono degli standard, anche gli psichiatri, gli psicologi hanno degli standard, che questa persona ha questo tipo, ma in realtà di problema. Ma in realtà ogni persona è particolare, perché Dio ci ha resi unici. Perché possiamo essere sicuri che il Signore ci capisce? Perché Lui era familiare col patire. Quindi Lui conosce la nostra sofferenza, il nostro dolore, perché Lui è stato abbandonato, è stato rigettato, è stato inchiodato sulla croce. Ma gloria a Dio che dopo il terzo giorno è risorto. E questa mattina Gesù ci dice ancora, vieni a me, tu che sei aggravato e travagliato, ed io ti darò riposo. Io penso che ognuno di noi ha delle difficoltà, dei problemi. Io questa mattina vi parlerò di lacrime, di pianto, come abbiamo letto, scoppiò in pianto. E qualcuno di voi potrebbe dire, fratello, scusa, ma tu vieni dall'Oltre Po, Veneto, vieni qui a parlarci di pianto e di dolore. Guarda che ce l'abbiamo già tanto anche qui, eh. Ma io sono convinto che il Signore da questo, dal pianto, dal dolore, dalle lacrime, trarrà benedizione. E voglio iniziare proprio facendo una professione tecnico-scientifica, medica. Le lacrime. Viviamo in un mondo in cui si tende a trattenere le lacrime. Le si associa ad un segno di debolezza. E chi piange viene spesso visto come una persona immatura, una persona che dice non sei più un bambino, non piangere. Oppure si associa il pianto al vittimismo, alla mancanza di responsabilità. Oppure accade anche che si piange di nascosto per non farsi vedere dagli altri, o peggio ancora, si trattiene il pianto. E così non va bene, perché si determina un condizionamento emotivo tale che il cuore va ad indurirsi, da non riuscire più a provare emozioni e a non commuoversi neanche di fronte alle situazioni più tristi e non avere neanche la capacità empatica, nel senso di entrare in connessione con gli altri mentre soffrono. È stato provato scientificamente che le lacrime nascondono dei benefici, le lacrime di dolore, le lacrime di commozione, le lacrime di pentimento, praticamente permettono all'organismo di recuperare energia. Sono un calmante naturale, e sono anche un antidolorifico, abbassano la pressione sanguigna, eliminano batteri e impurità. Le lacrime aiutano a elaborare il dolore e superarlo. E sono una richiesta di aiuto,
sono una richiesta di conforto, suscitano, come ho detto prima, empatia. Quando vediamo qualcuno piangere, ecco che la nostra attenzione è attirata. Parlo per le mamme quando sentono piangere il loro bambino, ma comunque sì, anche vedere piangere un adulto attira attenzione. Piangere insieme a chi piange per lo stesso avvenimento crea forza e crea coesione. E questo è quello che hanno detto gli studiosi adesso. Ma pensate, la parola di Dio, vorrei che questo lo leggessimo insieme, in Romani 12:15, cosa disse migliaia di anni fa? Piangete insieme a chi piange. Ecco. E cosa succede? Qui Ezechia in qualche modo scoppiò in un grande pianto. Ma ci sono tanti esempi nella Bibbia in cui Gesù stesso pianse su Gerusalemme, vi ricordate? Gesù stesso, mentre portava la croce, incoronato di spine, fustigato, maltrattato, disse alle donne che piangevano: non piangete per me, piuttosto piangete per voi, per quello che vi accadrà. E ricordiamo Giuseppe che piange quando vide il fratello Beniamino, ricordiamo la giovane figlia di Jefte, prima di essere sacrificata purtroppo per un voto fatto all'Eterno, che piangeva. Ricordiamo Giobbe, ricordiamo uno dei più begli esempi di pentimento, la peccatrice in casa di Simone, il fariseo. Piange e riversa le sue lacrime sui piedi di Gesù. E che fa? Le asciuga con i suoi capelli. È un pianto di pentimento, ma nello stesso tempo un pianto di consolazione per aver incontrato colui che poteva rialzarla, colui che poteva perdonare i suoi peccati. Incontrò il misericordioso. Piange la vedova di Nain per il suo unico figlio, fino che Gesù fu commosso, ferma quel corteo e ridà alla vita, ridona alla mamma il figlio. La gente piange ed urla sulla morte della figlia di Gairo, poi deriderà Gesù, ma Gesù la ridà alla sua famiglia. Piange davanti a Gerusalemme, come ho detto, Gesù. Piangono le sorelle di Lazzaro e gli amici. Gesù stesso si commuove per l'amico e versa delle lacrime. Pietro, dopo il rinnegamento, pianse amaramente, lacrime di pentimento. Anche Maria di Magdala piange il mattino della risurrezione di Cristo, ma le sue lacrime, ed ecco questo quello che ci interessa, quel giorno furono asciugate, perché Gesù stesso gli disse: donna, perché piangi? Gloria al nome di Dio. Chi cerchi? Ecco, il vivente non è più tra i morti. Crediamo che il Signore può cambiare il pianto in gioia. Crediamo che il Signore, e siamo ostinati, siamo convinti che il Signore può cambiare il giorno di lutto in giorno di gioia. È scritto nella sua parola che quando si passa per la valle del pianto, il credente la cambia in una sorgente. E alla sera è scritto che alberga il pianto, ma la mattina arriva la gioia. Noi crediamo alle parole dei profeti, noi crediamo alla parola di Dio, e soprattutto quando il Signore tornerà e ristabilirà il suo regno, egli asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. Gloria al nome del Signore. Ma finché, fratelli, siamo qui, in questo pellegrinaggio, purtroppo può accadere di attraversare situazioni che possono far cadere la nostra vita, ci possono far sì che può succedere che entriamo in sofferenza. E come abbiamo ascoltato nella lettura di Isaia 38, così parla il Signore. Il Signore ha udito la tua preghiera, il Signore ha visto le tue lacrime. E esiste una consecutio temporum, praticamente una serie di azioni e reazioni in questa lettura, perché quando allora Isaia andò da Ezechia, disse: tu sei un uomo morto, e vorrei vedere insomma chi in una situazione del genere che ti succederebbe. Poi lo dice un profeta, lo dice Dio, e dice: vabbè, un attimino, può essere vero. Ecco, allora Ezechia giustamente entrò in protezione, un attimino, entrò in agitazione. Ma però Ezechia, anche questo momento di disperazione, non è che scappò: ah, che mi succede? Fece una cosa giusta comunque. Egli si rivolse al Signore.
si rivolta verso il muro, è un segno di, diciamo, di, come dire, di lutto, un segno di, dice adesso non esiste più niente per me, ho da pensare a questo, si rivolta verso il muro e praticamente elevò una preghiera al Signore. E questo è un aspetto che mi ha colpito, vantò dei crediti verso il Signore. Sapete, io vivo in una zona dove qualche anno fa c'è stato un grosso scandalo a livello finanziario, una banca importante fallì e tanti risparmiatori che avevano messo i loro risparmi di una vita in questa banca a un certo punto persero tutto, andarono una mattina nel loro, a vedere il loro conto corrente, non potevano più prendere i loro soldi. E potete immaginare, io avevo anche un vicino di casa, la disperazione, questo addirittura voleva fare gesti inconsulti. Ebbene, quello che per l'uomo è certezza, per l'uomo di Dio, per Dio è incertezza. Ma Dio invece è affidabile nelle sue promesse, perché lui ha promesso che chi lo serve, chi è fedele, chi osserva le sue parole, chi osserva le sue leggi, il Signore garantisce la sua promessa, garantisce il suo aiuto. Ebbene, Ezechia andò alla banca di Dio e pretese, dice: Signore, guarda che io ti ho servito, io ho fatto quello che è giusto, adesso tu mi devi qualcosa. Il Signore è fedele alle sue promesse, egli è un galantuomo, non viene meno alle sue promesse. Ma a questa richiesta si aggiunse appunto un pianto forte, scoppiò in lacrime. E quindi a questo punto ecco che il Signore, lo stesso profeta Isaia, che gli aveva detto che tu morirai, andò e disse: no, tu vivrai. Ecco come il Signore è buono, è fedele, egli cambia, gloria a Dio per questo. La sua ira per un attimo, ma la sua misericordia è in eterno. Dio onora le preghiere, Dio è fedele, onora le preghiere di un cuore infranto. E ha ascoltato la tua preghiera, fratello e sorella, ha visto le tue lacrime anche in questa mattina. A motivo della fede e della preghiera del re Ezechia, Dio lo guarì e lo salvò. E non solo lui, salvò anche la sua città e lo liberò dai suoi nemici e compì anche un miracolo, di cui poi andremo a vedere, quando il sole, ovviamente secondo quelle che erano le vedute scientifiche del tempo, si fermò e si ritirò. L'Apostolo Pietro scrisse: egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Le tue preghiere, fratello, sorella, le tue preghiere fanno una grande differenza, ma non nelle parole, ma nel come le esponi al Signore. E la Bibbia riporta però storie anche di preghiere rimaste inesaudite, perché la parola di Dio è onesta, non è un cartellone pubblicitario, non è, diciamo, una cosa che narra le gesta, la parola di Dio dice la verità. E quindi ricordiamo famosa la preghiera di Paolo, pensate all'apostolo Paolo, anche lui poteva vantare dei crediti, non è che era uno che non aveva crediti con Dio. Ebbene, il Signore però gli rispose: la mia grazia ti basta. Quindi, fratello, sorella, se il Signore ti guarisce, gloria a Dio. Ma se il Signore non ti guarisce, ugualmente gloria a Dio. Perché quello che è importante non è quello che noi viviamo in questo tempo, ma è il valore eterno della nostra vita. Le azioni che noi svolgiamo, che noi facciamo per il Signore, hanno un valore eterno per il bene, ma ahimè, anche hanno un valore eterno per il male. Quindi stiamo attenti a quello che facciamo durante la nostra vita. E ricordo adesso anche così, in maniera estemporanea, Sadrach, Mesach e Abednego, nella fossa, nella fornace. Loro dissero: guarda, re Nabucodonosor, sempre difficile dire questa parola, Nabucodonosor, guarda che noi non ci inchineremo davanti alla tua statua, perché noi serviamo il Signore Dio. Quindi noi andiamo nella fornace. Se il Signore ci libera, noi comunque non ci prostreremo. Ma se il Signore non ci libera, noi non ci prostreremo ugualmente. Secondo voi qual è la migliore esternazione, diciamo, professione di fede? Il primo, se il Signore ci libera, o l'altra? Se il Signore non ci libera, noi comunque non ci prostreremo. Quella è la più grande dimostrazione di fede. Quindi noi vediamo qui che Ezechia eleva una preghiera al Signore, una preghiera che viene ascoltata.
E il Signore non rimane indifferente di fronte al tuo grido di dolore, sorella, fratello, qualunque sia la situazione che tu stai attraversando. Sappi che il Signore è in grado di risolvere ogni situazione, Egli può asciugare le tue lacrime. Egli, oggi il Signore si rivolge personalmente a te e ti dice: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Due azioni diverse, ho udito e ho visto. È importante questo. Il Signore può udire anche le tue parole, ma ha visto in te davvero un cuore pronto a ricevere la liberazione di Dio. Ha visto quelle lacrime che escono dai tuoi occhi, ecco, che vanno a rigare il tuo viso, parlano più di mille parole, più di tanti sospiri ineffabili. Quindi questa mattina affidati questa parola di salvezza, persevera nella preghiera e il Signore continuerà a prendersi cura di te. Il Signore è sensibile alle nostre preghiere, Egli si muove a compassione e anche se ha stabilito qualcosa, Egli in un attimo è pronto a cambiare quello che aveva decretato. In un tempo aveva decretato la morte, in un secondo tempo era scritto allora tu morirai, in un secondo tempo allora tu sarai guarito, tu vivrai. Gesù ha ribadito una cosa importante e vorrei che questa cosa vorrei sottolinearla. Il Signore quando guarisce qualcuno, quando opera nella vita di qualcuno, non lo fa per un fine materiale, ma lo fa soprattutto per un fine spirituale. Egli si interessa più alla salvezza della tua anima, perché prima o poi, fratelli e sorelle, è stabilito che il Signore l'ha stabilito, perché, ahimè, l'uomo non ha obbedito alla parola di Dio. Ecco. Ha mangiato l'albero del frutto della conoscenza, perché c'era l'albero anche del frutto della vita, che è diverso, ma ha mangiato del frutto della conoscenza. Il Signore, purtroppo, ha dovuto adempiere i suoi decreti e il mondo vive nel peccato. Ed è subentrata la morte. Fratelli e sorelle, quando tutto sembra perduto, addirittura sembra che Dio ci abbia abbandonati. Vi è mai capitato? È capitato pure a Gesù, non vi meravigliate, non vi vergognate. Gesù a un certo punto disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E umanamente parlando è consentito questo, fratelli. Può succedere che noi abbiamo momenti di Signore, perché? Pur sapendo che la sua parola dice altro, ma noi a volte nella nostra umanità, perché Dio è stato vero Dio e vero uomo, pensiamo che Dio si sia allontanato da noi. Mentre il Signore è lì, è vicino a noi, ed è ancora più presente. E io adesso mi rivolgo ai fratelli più anziani nella fede. Quante volte, a volte quei 5 minuti di prova forte, quel fuoco ha trasformato la nostra vita più di anni e anni e mesi di vita alla presenza di Dio. Per me è stato così. A volte 5 minuti di fuoco, di pianto, di angoscia, di dolore, Signore, di invocazione a Dio, mi hanno reso più vicino a Dio più di quanto poteva accadere in anni di scuola biblica, di studio della parola di Dio o di ore trascorse in preghiera. Quando ci rivolgiamo a Lui, le situazioni più difficili si possono trasformare, le situazioni più disperate, se cui umanamente parlando, no, ma non è possibile, tu, a volte umanamente parlando, anche tu stesso dici, no, ma questa cosa adesso come la risolviamo? Ma con i tempi di Dio tutto trova una soluzione. Le brutte notizie, fratelli e sorelle, possono abbattersi sulla nostra vita in un qualsiasi momento. Anche se stiamo navigando in un mare calmo e sereno, improvvisamente può arrivare la tempesta. Non voglio spaventare nessuno, è una realtà. Perché noi non siamo quelli dell'Evangelo della prosperità. Noi non vendiamo prosperità. Noi vogliamo far sì che le anime possano arrivare a Cristo e che il mondo possa riconoscere che Gesù Cristo è il Signore, vive alla destra del Padre. Ed è Lui che prega per noi, non i santi e le Madonne. È Lui che prega per noi alla destra del Padre. Le onde possono sbattere contro la tua barca, fratello e sorella. La tua barca può essere sbattuta dai venti, ma l'unica cosa di cui devi preoccuparti non è la tempesta, non è le onde. Devi preoccuparti, la tua ansia, se così vogliamo, possiamo parlare, tra virgolette, e assicurarti che Gesù sia nella barca. Devi assicurarti che il Signore sia con te. Qualunque cosa tu attraverserai nella tua vita, l'unica certezza e l'unica cosa che devi ricercare, Dio sei con me?
Fatti spesso questa domanda, ecco, in modo tale da avere, fare un check-up continuo. Esistono ormai nelle nuove automobili dei computer che fanno un continuo check-up dell'auto, se c'è la gomma sgonfia, se non funziona la luce, eccetera, eccetera. Fai la stessa cosa nella tua vita, e come lo puoi fare? Alla luce della parola di Dio. C'era un coro che diceva: leggi la Bibbia e prega ogni dì se tu vuoi salire. Lo imparavo alla scuola domenicale, ai campeggi. E nasconde una profonda verità. Si presenta alle comuni adunanze. Vivi la vita comunitaria, vivi una vita cristiana. Non vivere una vita religiosa. Perché nel momento in cui tu innalzerai la tua preghiera al Signore, Lui non ti ascolterà. Ma non perché non voglia, perché sei in una condizione tale che Lui non può intervenire. Ma una preghiera innalzata con la fede. E direi, siamo in tempi in cui si parla spesso di ricette, anche in TV sentiamo tanti programmi, 4 hotel, 4 ristoranti, master, non voglio fare nome, insomma. Per dire che ci sono le ricette. Esiste anche una ricetta della preghiera: il pianto, le lacrime, la fede e la preghiera. Queste sono gli ingredienti che il Signore accetta affinché la nostra preghiera venga esaudita. E quindi il Signore dice, e lo ripeto: ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ecco, aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Qui vorrei aprire una parentesi. In effetti, poi purtroppo il profeta Ezechia in questi 15 anni, ahimè, si è allontanato da Dio. Ma questo sarebbe un'altra cosa, un altro argomento di cui parlare. Poi sicuramente. Perché allora ci viene la domanda: sarebbe meglio che il Signore l'avrebbe preso e fosse stato salvato, o farlo vivere altri 15 anni e poi per perdersi? Qui ci sarebbe un altro argomento, ma non è il caso questa mattina. Magari farete uno studio col vostro pastore. Ho messo un po' la pulce nell'orecchio. Ma il Signore ci libera, fratelli e sorelle, dalle situazioni, in ogni situazione, quando noi siamo fedeli a Lui. E cosa successe? Addirittura si fermò il sole. Ovviamente noi sappiamo che non si fermò il sole. Era la terra che in qualche modo fermò la sua rotazione, addirittura è retrocessa. E questo fino a poco tempo fa era impossibile, sono storielle. Adesso se andiamo a sentire i fisici, gli astrofisici, quelli che si rendono conto che in effetti ogni tanto l'asse terrestre si sposta, la terra rallenta, sono cose di cui noi, diciamo tra virgolette, non avevamo bisogno, perché nella parola di Dio è tutto scritto. Non c'è nulla di nuovo, il Signore già ci ha dato tutto. E il Signore ha il potere di dominare tutte le leggi della fisica. Egli è un miracolo, sapete come abbiamo cantato prima dall'inizio, abbiamo cantato prima della predica, è la momentanea sospensione delle leggi della fisica. Ciò che sono le leggi che comunque Dio ha stabilito, Egli le sospende affinché la sua volontà si adempia. E noi siamo sicuri che il Signore è potente da fare ogni cosa. Abbiamo un Dio potente, fratelli e sorelle. Io questa mattina vi vedo qui, vi vedo come dei guerrieri in spirito, qui nell'accampamento di Rimini, perché la nostra, fratelli, è una lotta. Chi pensa che noi siamo qui in contemplazione, la pace, la gioia? Gloria a Dio, il Signore mette la pace e la gioia nel nostro cuore. Ma sappiate che è un combattimento, è una lotta. L'Apostolo Paolo dice: ho combattuto il buon combattimento, ho osservata la fede. Gesù non visse una vita così. Combatteva, ogni giorno combatteva, addirittura lo volevano ammazzare. Pensate, vivere così, con qualcuno che ti sta alle calcagna e ti vuole fare fuori, umanamente parlando non è per niente bello, non è una vita tranquilla, ma egli aveva la pace di Dio nel cuore. Siccome lui è il capo e il compitore della nostra fede, noi possiamo prendere esempio da lui, possiamo essere suoi imitatori. Qualunque circostanza stiamo attraversando, sappiamo che il Signore interviene. E allora io mi avvio alla conclusione, fratelli. Voglio dirvi che il Signore ascolta le nostre preghiere e dice, non ci dici nulla di nuovo. Amen, gloria a Dio. Ma vorrei che concentrassimo un po' la nostra attenzione su quello che è il valore delle lacrime ai piedi di Cristo. Ci sono tanti uomini, tante donne che hanno bagnato la Bibbia di lacrime, pregando il Signore, e il Signore ha risposto. Le nostre ginocchia devono essere. C'è una storia, non so se la conoscete, di un fratello che quando andò col Signore, ci fu la vestizione, gli trovarono sulle ginocchia dei calli
come se fossero i calli dei cammelli che si inginocchiano, Voglio tu avere, anche se è antiestetico, ma spiritualmente avere gli stessi calli, che sono frutto e sono testimonianza di una vita di preghiera trascorsa col Signore, che sono i momenti propiziosi. Gesù pregava, Gesù si appartava, Gesù pregava con i suoi discepoli, ma i suoi discepoli, ahimè, cosa facevano? Si addormentavano. Umanamente parlando, disse Gesù, neanche un'ora siete stati capaci di stare con me. Quanto tempo della nostra vita spendiamo per le faccende pur lecite della nostra vita? Ma qual è il tempo? Quanto tempo dedichiamo al Signore nella nostra vita affinché il Signore si usi di noi per la sua lode e per la sua gloria? Ricordo anche un episodio di una, che si racconta, di una nipotina che vedeva il suo nonno pastore pregare. E un giorno disse, nonno, ma tu sei sempre lì a pregare. Ma cosa dici al Signore? Gli dico quello che so dire. Parlo di quello che posso dire, perché so che il Signore poi, con lo suo Spirito Santo, con sospiri ineffabili, trasforma questo mio linguaggio secondo quelli che sono le mie necessità. Il Signore mi ascolta. E allora una bambina sveglia, intelligente, una sera si mise anche lei a pregare. E iniziò a dire, si pregava e diceva A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5. E il nonno disse, senti, ma adesso tu hai fatto la domanda a me. E tu che stai dicendo? Gli dico quello che so. So che il Signore mi ascolta. Gloria al nome di Dio. Andiamo al Signore con fede. Andiamo al Signore con fiducia. Egli può risolvere ogni situazione. Vai al Signore. Non aver paura di piangere. Le tue lacrime sono preziose. Sono gocce di anima che escono dal tuo cuore. Sono lacrime di gioia, di pentimento. E io vorrei che chinassimo per un istante il nostro capo. Vorrei che i fratelli della musica, un canto, un sottofondo per quello che il Signore mette nel vostro cuore, perché sapete, la musica è anche importante, la musica è ancella della parola, la musica rende morbidi gli animi, prepara la parola di Dio. E io vorrei dirvi, cari fratelli, che nessuna cosa passa inosservata agli occhi di Dio. Egli considera e vede le lacrime versate dai suoi figliuoli. Fratello, sorella, che ti trovi nell'afflizione, questa mattina ti dico, nel nome del Signore, coraggio. Qualunque sia la natura delle tue lacrime, se siano lacrime di pentimento, di dolore, di stanchezza, lacrime di un cuore umiliato, deluso, un cuore che è nella difficoltà, un problema economico, un problema in famiglia, Egli è il Padre. Egli è il tuo Padre Celeste e ti vede, ti ascolta, ma Egli ti vede. Ringrazialo per le lacrime. Ringrazialo perché sono un dono di Dio. Non le frenare, non temere. Vienne le lacrime che non siano di ribellione, di rabbia, ecco, un sollievo misterioso. Gesù non è venuto per annullare la sofferenza, per renderla utile e preziosa. La sofferenza, la battaglia è inevitabile, ma l'amore di Dio si manifesta facendo diventare questa sofferenza un motivo di bene, di benedizione per te. Coopererà al bene. Sono tanti credenti che possono affermare che dalla sofferenza e dopo la sofferenza, come ho detto, hanno passato delle ore di particolare vicinanza al Signore. Ci sono sentiti più stretti e uniti a Dio. Fratello, sorella, questa mattina ringrazia Dio perché per fede Egli ha già asciugato le tue lacrime. Forse la prima impressione era che nessuna cosa avrebbe potuto lenire il tuo dolore. Niente, nessuno avrebbe potuto consolare la tua delusione, il tuo grande dolore. Nulla avrebbe potuto dare pace al tuo cuore. E credimi, non è stato il tempo a lenire le tue ferite. Non è stato il tempo. Questa è un'illusione umana. Io ho conosciuto uomini e donne, mamme perdere i loro figli a distanza di decine di anni, sentire lo stesso dolore. Non è stato il tempo, è il Signore che compie l'opera sua, perché il Signore è pieno d'amore e si prende cura dei tuoi problemi. Ricorda, in qualsiasi momento, in qualsiasi occasione, non sei solo. Tu puoi contare sulla misericordia del Signore, colui
che ha udito la tua preghiera e vede le tue lacrime. Amen. Dio vi benedica, fratelli. Restiamo in questo atteggiamento di preghiera.